Ragazzi, bisogna affrettarsi a fare la dichiarazione per gli scenari standard per tutti quelli che volano nella categoria specific. Vi dico tutto in questo video. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Il 30 giugno, manca pochissimo, si chiuderà la possibilità di fare la dichiarazione per gli scenari standard italiani della categoria specific. Sono degli scenari in cui la valutazione del rischio è già stata fatta e se rispettiamo alcuni parametri noi abbiamo la possibilità di volare senza autorizzazione in quelli scenari. Ovviamente, vi ripeto, dobbiamo avere l'attestato specific, ma dobbiamo avere anche la dichiarazione per gli scenari standard italiani. E il 30 di giugno del 2024 si chiuderà la possibilità di fare la dichiarazione. Nel video di oggi vedremo come fare la dichiarazione per gli scenari standard italiani, ma prima vediamo bene cos'è la categoria specific. La categoria specific, a differenza delle categorie open di basso rischio, è una categoria di medio rischio, dove le operazioni hanno un livello più alto di pericolosità. Per volare in questa categoria bisogna avere l'attestato specific. Tutti gli ex CRO che hanno avuto la trasformazione del loro attestato in scenari standard italiani STS 01 ambito urbano e 02 ambito non urbano hanno il loro attestato che riporta la scadenza del 2 dicembre 2023, ma l'Europa ha prorogato gli scenari standard nazionali fino al 31 dicembre del 2025, per cui ENAC non ha cambiato la data degli attestati, ma ha messo sul proprio sito, vi lascio il link in descrizione, una comunicazione in cui dice che chi ha gli scenari standard italiani in scadenza il 2 dicembre 2023 in realtà avrà la possibilità di utilizzarli fino al 31 dicembre 2025. Qual è il grosso vantaggio però di volare con gli scenari standard italiani rispetto a quelli europei? Che noi possiamo volare anche con droni senza marcatura di classe o con droni C0, C1, C2 e C3. Invece con gli scenari standard europei STS 01 dobbiamo utilizzare per forza un drone C5 che ad oggi non c'è, e per volare invece con l'STS 02 che è quello per il BIV loss, quindi per il volo al di là della linea di vista del pilota, STS europeo, dobbiamo utilizzare un drone C6. Ad oggi ce n'è uno ad ala fissa che costa ben più di 20.000 euro. Capite bene qual è il grosso vantaggio quindi di utilizzare gli scenari standard italiani, che abbiamo la possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2025. Ma per utilizzare questi scenari standard italiani dobbiamo aver fatto almeno per un drone della nostra flotta la dichiarazione per gli scenari standard. Nel video di oggi vi spiegherò come farla, ma soprattutto ricordatevi che il 30 giugno è l'ultimo giorno per farla. L'avevano chiusa questa possibilità alla fine dell'anno scorso, il 23 di dicembre, però a gran richiesta hanno riaperto una finestra che si concluderà proprio il 30 giugno del 2024. Manca poco, ragazzi, non fatevi scappare questa possibilità di continuare a utilizzare droni anche non marcati per le attività negli scenari standard specific. Prima di vedere come fare la dichiarazione per gli scenari standard, trovate anche sulla barra qui sotto i capitoli, quindi potete andare già al tutorial su come fare la dichiarazione per gli scenari standard, però parliamo prima di cosa sono gli scenari standard italiani. Sono scenari in cui la valutazione del rischio è già stata fatta, quindi se voi aderite ai parametri di questi scenari non dovete fare nient'altro qualora avete l'attestato specifico. Altra cosa che dovete avere con voi, dovete aver fatto, aver partecipato ad un corso di CRM, quindi gestione delle risorse umane in ambito aeronautico, io sono istruttore qui a Bergamo, e l'attestato COM di gestione delle comunicazioni aeronautiche. Sono solo attestati di partecipazione, però li dovete avere con voi. Gli scenari standard italiani 01 sono per i voli in ambito urbano con droni di peso massimo fino a 10 kg, mentre invece per lo scenario standard 02 si parla di ambito non urbano con droni di peso massimo fino a 25 kg. Si è sempre responsabili della gestione dell'individuazione dell'area di buffer, che è l'area più grande di quella delle operazioni in cui noi siamo responsabili di mantenere i livelli di safety adeguata.
Poi altri parametri degli scenari standard italiani sono il volo in VLOS, non bisogna essere su mezzi in movimento, si può pilotare solo un UAS alla volta e poi ci sono altri parametri che vanno rispettati. Vi lascio in descrizione il manuale dove si spiega tutto, ma comunque chi viene a fare lo specific nel circuito delle nostre scuole al manuale della DroneXt come pacchetto e poi queste cose le insegniamo, ragazzi. Da quest'anno si eroga solamente lo scenario standard europeo 01, che praticamente ingloba lo 01 e lo 02 italiano perché il volo in VLOS sia urbano che non urbano, e lo 02 che è per il volo BVLOS, quindi al di là della linea di vista dell'operatore a distanza di 1 di 2 km con osservatori. Uno è un pilota specific EU-STS 0102 quando ha fatto la prova pratica, il CRM e il COM, e in ultimo l'esame proctore sorvegliato presso una scuola sul sito dell'ENAC, un esame di 30 domande per chi viene dalla 2, mentre invece diventa di 40 domande per chi viene dalla 1 a 3. 10 domande di differenza sono proprio legate agli argomenti della 2. Vi ricordo che chi ha l'STS 01 europeo, prima ancora di fare l'esame teorico, quando fa l'esame pratico e quando fa CRM e COM, automaticamente ha anche gli scenari standard italiani, quindi a maggior ragione, anche per chi ha fatto lo scenario standard STS 01 europeo e 02, andate a fare la dichiarazione per gli scenari standard italiani se ancora non l'avete fatta. Per continuare a utilizzare in quest'anno e mezzo, mettiamolo così, che ci porta al 31 dicembre del 2025, il vostro drone non marcato o il vostro C0, C1, C2 e C3. Vi ricordo anche che i droni nella categoria specific devono avere l'ID remoto attivo. È un dispositivo che manda in Bluetooth e Wi-Fi a circa 500 metri, 1 km, attorno al drone i dati dell'operatore e alcuni parametri di telemetria. È un obbligo nella categoria specific. Droni marcati di classe C1, C2 e C3 hanno già attivo l'ID remoto, ovviamente dovete andare nelle impostazioni a inserire il vostro codice ASA, che è il vostro identificativo di operatori. Per quanto riguarda alcuni droni C0 e droni non marcati, in quel caso c'è una lista di dispositivi che sono stati certificati da EASA e devono essere acquistati e apposti sul drone. Trovate in descrizione quello che vi consiglio io. Ma adesso bando alle ciance, andiamo a vedere come fare la dichiarazione per gli scenari standard italiani, che vi ricordo potete fare solo fino al 30 giugno del 2024. Per prima cosa andate sul sito di D-Flight, entrate con le vostre credenziali, sotto il vostro nominativo in alto a destra scegliete la voce account. Ora dovrete acquistare un abbonamento da 24 euro l'anno. Verrete rimandati in questa schermata, scegliete il pacchetto da 24 euro e mettetelo nel carrello. Successivamente mettete nel carrello anche i 96 crediti che vi serviranno per acquistare il QR code Pro. Successivamente andate nel carrello e concludete l'acquisto. Potrete pagare con carta di credito oppure PayPal. La spesa complessiva la vedete 120 euro. Ora andate sul sito dell'ENAC, scegliete la voce servizi online in alto a destra. Dovrete entrare con la carta d'identità elettronica o lo SPID. Una volta entrati nel vostro account, scegliete pagamenti online in basso a destra. In basso a destra cliccate su pagamento di un articolo in listino. Successivamente avvia procedura di pagamento. Cliccate la voce compila online di colore blu. Scegliete l'intestatario della fattura, voi oppure la vostra società, la vostra azienda. Sotto la voce articolo scegliete la dicitura N43, tipo SAPR, anche se adesso si chiamano UAS. E nelle note scegliete per operazioni in categoria specific e scenari standard italiani. Cliccate su completa e procedi, successivamente sulla voce avanti. Ora pagherete le 94 euro cliccando su paga online. Anche qui utilizzerete la carta di credito oppure bonifico, ma vi ricordo che il bonifico ha tempi più lunghi, 2-3 giorni, e rischiate di non fare a tempo. Vi arriverà quasi
immediatamente la mail che contiene la fattura di ENAC. Prendete nota del numero di fattura, bastano le cifre dopo la barra. Ora torniamo sul sito di D-Flight. Sotto la voce account faremo acquista abbonamento pro. Ora tornate indietro, andate in alto a sinistra dove c'è la D di D-Flight, cliccateci e scendete sotto dove c'è la voce gestione UAS. Scegliete flotta, qui troverete tutti i droni che avete registrato. Scegliete il drone sul quale attivare il QR code pro. Io aggiungo un drone ex novo, quindi clicco sul simbolo più e vado a inserire il mio Mavic 3. Vi consiglio di inserire il drone più performante che avete. Se il drone ha già un QR code base da 6 euro, passare al QR code pro vi costerà la differenza, quindi 90 euro. I 6 crediti vi resteranno nel vostro account e li potrete utilizzare in futuro. Mettete tutti i dati necessari. Vi ricordo che nelle impostazioni della vostra applicazione, del vostro drone, sotto la voce informazioni trovate tutti i seriali. Il GCS è il Ground Control Station, quindi il radiocomando. Di solito la centralina di volo coincide col numero del seriale del drone. A questo punto associate il QR code pro da 96 euro a questo drone. Se cliccate su stampa e dal menu tendina scegliete salva come PDF, lo potete salvare in una cartella sul vostro PC e successivamente, se volete realizzare il QR code adesivo da mettere sul drone, potete andare anche sul mio sito www.andreapinottiofficial.com. ora in basso cliccate su conferma pagamento. Inserite il numero della fattura, solo le cifre dopo la barra, l'anno di fatturazione e cliccate su conferma. Per poter procedere con la dichiarazione per i scenari standard italiani, dovete avere nel vostro account di D-Flight una mail PEC registrata. Una volta inserita una PEC, cliccate su crea dichiarazione. Qui scegliete i TSTS 01 e i TSTS 02 perché col vostro drone ad oggi, se non è un C5 o un C6, non potete scegliere gli scenari europei. Ok, dichiarazione effettuata. In mostra dichiarazioni la potrete visualizzare e se cliccate vai sulle dichiarazioni avrete modo di esportare la vostra dichiarazione, scaricarla sul vostro computer e quindi andare a stamparla. Tenetela sempre con voi. Bene, riassumendo, avete visto come fare la dichiarazione. Costi 94 euro di QR code pro per il drone su cui fate la dichiarazione dei scenari standard italiani. Si paga una volta e vale per sempre. Ovviamente se volete inserire un secondo drone da usare negli scenari standard italiani nella vostra flotta dovete andare a ripagare altri 94 euro di QR code per quel drone. Ogni QR code è associato a un drone. Seconda cosa da pagare invece ogni anno, abbonamento da 24 euro, abbonamento pro su D-Flight. Terza cosa da fare, dichiarazione dei scenari standard, l'abbiamo fatta assieme, tassa N43 di 94 euro da pagare una volta sola. Una volta che avete la dichiarazione per i scenari standard, tutti i vostri droni col QR code pro della vostra flotta saranno coperti. Vi ricordo che il QR code operatore UAS è un obbligo, va apposto sul drone e mi consiglio di apporre anche il QR code pro sul drone che utilizzate per la categoria specifica. Spero che questo video vi sia risultato utile per sapere come fare la procedura nella maniera corretta, ma soprattutto per avere questo reminder, perché sono davvero gli ultimi giorni in cui voi potete andare a fare questa dichiarazione. Anche se avete in mente di fare lo specific nei prossimi mesi, andate a fare la dichiarazione per i scenari standard almeno per un drone della vostra flotta, se no siete fregati, non lo potrete utilizzare perché i scenari europei prevedono droni C5 o C6, che ad oggi i C5 non ci sono, ve l'ho detto, e i C6 hanno costi assurdi. Non perdete la possibilità di fare dei lavori magari in una zona TM09A perché non siete andati a fare le cose che andavano fatte. Mi raccomando poi, se volete aumentare la vostra cultura aeronautica, se volete fare uno step in più e fare l'attestato specifico, trovate in descrizione il circuito delle mie scuole in collaborazione con la DroneX di Gabriele Turci. Prezzi convenienti, prezzi bassi. L'STS 01 si prende con 699 euro tutto compreso, compreso anche l'esame teorico sul sito dell'ENAC. Il Bibloss costa un pochino di più.
Gli operatori in Italia, ragazzi, sono pochi. Si sta parlando di 7-8 mila operatori. Sapete quanti siamo in Italia, quindi capite bene quante possibilità lavorative ci sono. Siamo dei pionieri da un punto di vista di piloti UAS specific. E quindi il mio consiglio è: fate l'attestato specific, venite a farlo con me a Bergamo. Tanto a Bergamo ci venite una volta per fare la prova pratica e un'altra volta in futuro per fare la prova teorica. Consiglio di fare la prova teorica l'anno prossimo, perché se volate con gli scenari standard italiani non vi serve ancora l'attestato teorico, tanto vale farlo a fine del 2025, così vi varrà per 5 anni. A meno che voi vogliate andare in Europa, per andare in Europa e volare in specific dovete avere l'STS 01 europeo completo, quindi con anche l'attestato teorico di superamento del test teorico. Questa è la dicitura corretta. Se questo video vi è risultato utile, spero proprio di sì, lasciate un bel like, condividetelo, così anche i vostri amici professionisti sapranno cosa devono fare per quanto riguarda gli scenari standard italiani. Io ora vi saluto e vi do appuntamento nel prossimo video. Ciao!